mentre voi vedevate le immagini, stavo dicendo a Paolo che quando ho visto invece quello che è in concorso, la Gran Funa Progetto 2, diciamo che non è un Sì, seguito, è un... esatto. se non avessi visto che il nome e il cognome erano assolutamente italiani, quelli del regista, mi sembrava un linguaggio molto più straniero per rapidità, per ritmo di narrazione ed effettivamente anche il primo mi conferma questa idea. Sei un po' atipico, per fortuna non è un cortometraggio sull'amore, non c'è citazione a Muccino, Silvio, padre, figlio e Spirito Santo, insomma, da dove arrivi Paolo? Sicuramente vengo dal montaggio, quindi il montaggio per me è fondamentale. E poi ho studiato in Inghilterra, per cui magari l'influenza del cinema, non so, inglese o europeo, più che del cinema italiano, ecco, non lo so, Che esperienza hai fatto senza in Inghilterra? presunzione. Cosa, cioè, dove hai studiato all'università? Alla London International Film School, che è una scuola di Londra di cinema, quindi giravamo in pellicola, montavamo in pellicola e i corti in pellicola, quindi sì, ho cominciato come alla vecchia, insomma, come si faceva una volta. Allora, io vorrei chiederti da dove nasce l'idea, della Gran Funa e soprattutto l'idea poi di proseguire con il 2, magari c'è in programma un 3? Dovrebbe essere una trilogia, ma il 3 ancora non è scritto, non so chi saranno i protagonisti, non c'è niente, non No, so neanche vogliamo loro, vogliamo lui che abbiamo visto nel è cuoco. partito per il Cile Ah, è tornato. Va bene, e andremo a quindi non lo so, recuperare. spero. Come è nata? È nata che in realtà doveva essere un corto a parte e doveva svolgersi in un ristorante cinese. Poi è diventato un ristorante peruviano, poi alla fine ho conosciuto Sebastian, che studiava a Ferrara, io sono di Ferrara di origini, e quindi lì abbiamo deciso all'ultimo di girare questo cortometraggio con dei protagonisti cileni. L'attrice protagonista è veramente la sua ragazza, per cui a quel punto diventava molto Quindi semplice realizzare. la tensione che hanno messo in scena probabilmente si avvicinava un pochino Sì, ai loro esatto. scherzi quotidiani. Esatto. E tu invece, per quanto riguarda i concorsi, come scegli quelli a cui partecipare? Cioè, hai un criterio, hai delle preferenze? Allora, in realtà per la Gran Funa ho partecipato a un solo concorso, che è quello dove 2 anni dopo ha vinto la Gran Funa 2 come miglior corto emiliano, che è 030 Film Festival. Per la Gran Funa 2, che si chiama in realtà Gangster, perché ci tengo, Guardiamo. vado per... non ho dei canoni ben precisi. Ha girato in Italia in quelli che secondo me erano più attinenti rispetto agli anni precedenti, perché molto spesso capita che vai a un festival dove ci sono la maggior parte dei corti drammatici, dei Che corti... era quello che ci dicevamo Esatto. prima a proposito dell'italianità Quindi a quel di molti punto... prodotti, ma noi appoggiamo comunque il cortometraggio in sé, un po' di solidarietà, Sì, assolutamente. insomma effettivamente comunque in generale è un po' bistrattato, mentre all'estero il Sì, è cortometraggio più... viene molto Esatto, sì, valorizzato, viene anche probabilmente sì. venduto, è un prodotto commerciale. In Italia invece passa molto il messaggio che il corto sia il diletto di chi si vuole mettere a giocare a fare un cortometraggio, In non realtà viene molto è un valorizzato. modo per sperimentare. Poi da lì, cioè, molte persone pensano che da fare un corto a fare un film ci sia poca differenza. In realtà In realtà ce sì. n'è tanta. Ma tu vorresti fare un lungometraggio? Sarebbe bello. Il più è trovare il budget oppure avere il coraggio di provare a farlo per conto proprio. Però se tu consideri che la Gran Funa 2 è costato effettivamente solo 400 euro, se poi vuoi a fare... Solo? Sì. Sì. Incredibile. Cioè dobbiamo chiedere a Paolo Cinelli di fare i piani di produzione, è una sorta di Sì. miracolo. No, sì, perché siamo tutti professionisti e chi ha fatto gli effetti speciali ha fatto anche 2 o 3 film horror low budget, però di grossa qualità. Quindi sapevate Sì, come rendere cioè, il direttore rapide. della fotografia è un professionista anche lui, Alberto Gigante, quindi comunque ci aiutiamo a vicenda, ognuno ha i suoi mezzi, porta i suoi mezzi e la sua creatività e lavoriamo insieme
senza pagarci, insomma. Mi dicevi che ogni gran funa, ha una citazione, ha un film che io amo. Un film. Allora, ad esempio, di quello che avete visto, vediamo se l'avete indovinato, però intanto Paolo ce lo dice. Che è Taxi Driver, ovviamente. Nella 2 c'è Star Wars, che per me, insomma, ci sono cresciuto, me lo guardo una volta all'anno, quindi tutta la trilogia prima, poi la nuova trilogia non lo so, però insomma, beh. E il terzo, vuoi sapere il terzo? Eh no, quello deve essere, è ancora lì, che deve uscire dalla carta, non svegliamolo. Allora, visto che Gainster potrebbe essere tra i probabili, tra i vari vincitori, visto che partecipa, quindi potrebbe essere rivisto nella serata finale, noi vi invitiamo. Speriamo. Nelle varie, mancano due domeniche? Mancano due più la finale, che mi ricordi è il 30 di marzo, e quindi se volete seguire Paolo Cirelli, se volete venire alle Trottoire in Corto, l'appuntamento, ve lo ricordo, è alle 21 di ogni domenica, e poi la gran finale appunto il 30 marzo. Paolo, allora, speriamo di esserci. E io ti auguro di esserci, ma appunto non mi posso sbilanciare. Allora, io ti ringrazio tantissimo, e il tuo microfono ora deve volare sul collo di Andrea V. Castellanza, così da proseguire la chiacchierata con lui. Okay. Intanto noi...